Salve a tutti, sono Pixel Nova e oggi vi mostro come comprare videogiochi PlayStation 1 e PlayStation 2 digitali sullo store americano. Questo tutorial lo faccio per tre motivazioni. I giochi digitali PlayStation 1, 2 e 3 sono region free, tranne i DLC dei giochi PlayStation 3. Nello store europeo hanno tolto l'anno scorso ben 11 videogiochi PlayStation 1 e non si trovano più per acquistare, e tra questi 11 giochi c'erano tre videogiochi importanti: Klonoa, Tombi 2, e poi il resto erano videogiochi giapponesi che sono stati importati dallo store europeo. E infine nello store americano hanno giochi digitali esclusivi come Chrono Trigger, Chrono Cross, Mega Man Legends, Legends 2, le disavventure di Trombone. Chi più ne ha più ne metta. E in più potete recuperare gli stessi 11 videogiochi che non sono reperibili nello store europeo. Ecco cosa ci serve: un'email americana, account PlayStation americano e gift card americana. Voi mi direte: ma va, grazie mister ovvio. Non so, ma poi vi spiegherò i procedimenti, perché va fatto bene, soprattutto il primo step. Usate Gmail per creare l'account americano. Lì dovete mettere il numero di telefono americano, altrimenti non potete fare nulla. Se mi chiedete come fare per numeri di telefono eccetera, basta che chiedete a un vostro parente che vive in America, gli spiegate che volete fare sta cosa, già che ci siete gli chiedete pure l'email, così siete a posto. Oppure c'è l'altro metodo, che basta che vi cercate su internet come creare degli account di altre nazioni, che ne è pieno di tutorial. Insomma, siamo su Gmail, abbiamo messo tutti i dati: nome e cognome, via, il cap, l'indirizzo. Mi raccomando, sia il cap che il luogo americano, siate precisi. Fatto ciò, siete al passaggio di intermezzo, dove Gmail vi chiede di mettere il numero di telefono per poter continuare a metterci dati, perché è un sistema di protocollo, facciamo tutti con l'account Gmail. E qui potete mettere il numero di telefono vostro tranquillamente, non vi preoccupate, perché poi lo potete cambiare, non è permanente. Una volta che avete messo il vostro numero di telefono, metteteci codice Gmail e poi siete al secondo passaggio del mettere i vostri dati. In alto troverete da mettere il numero di telefono, toglieteci il vostro e mettete la nazionalità americana e il numero americano. Dopodiché finite di fare gli ultimi passaggi per creare il vostro account. Una volta fatto, andate a controllare nelle impostazioni dell'utente e vedete se ha il numero americano. Se c'è, è andato tutto bene. Se non lo trovate, probabilmente avete sbagliato il procedimento. Il secondo step, diciamo che qui la parte diviene un po' più difficile. Ricordatevi che ciò che avete messo nei dati dell'email deve corrispondere ovviamente ai dati che farete quando dovete creare il vostro account PlayStation Network americano. Quindi mettete gli indirizzi soprattutto giusti e il cap giusto, e poi mettete l'email che avete creato precedentemente. Non usate email di altre nazioni, email italiane, tedesche, inglesi, quelle non le piglia. Una volta fatto tutto e che avete attivato l'account, accendete la vostra PlayStation 3 e mettete email e password. Non vi preoccupate se avete un vostro account europeo o di un'altra nazione. Non è come la PlayStation 4, che puoi collegare più di un account nello stesso momento. Nella Play 3 si switcha da un account all'altro senza problemi, e neanche vi creerà problemi sugli store. Una volta collegato e connesso al server della Sony, andate nello store. Una volta dentro, cercate un qualsiasi videogioco e vedete se ha la valuta in dollaro. Se c'è, il procedimento ha funzionato. Se non c'è, vuol dire che avete di nuovo sbagliato qualcosa e siete scemi. Questo è il terzo ultimo step. Prima di fare un qualsiasi acquisto, fate attenzione a quanto costa il gioco in questione. Ad esempio, Chrono Trigger costa $10 circa. Mo tutti si pensano: ok, $10, mi compro la gift card da $10. No, perché sono $10, ma c'è anche una tassa da pagare che viene aggiunta al prezzo totale. Quindi sono $10 più $1 di tassa, che fanno $11. Perciò, se volete comprare giochi importanti tipo Chrono Trigger, Mega Man Legends e quant'altro, fate sempre degli acquisti programmati. E se ci sono giochi che superano i $10, dovete comprarvi o più gift card da $10 o gift card da $25 o di più. Insomma, programmatevi ciò che volete acquistare nello store. Non mettete gift card di altre valute,
non le accetta. Io vi lascio il link in descrizione del sito che sto utilizzando per comprare gift card americane e durante il video vi mostro anche uno screenshot di come si chiama il venditore che lo reputo affidabile ed economico. Ricapitolando, se comprate giochi che costano più di $10, vi raccomando comprate almeno più di una gift card per poter comprare quel gioco. Se tutto quanto ha funzionato e che avete comprato il gioco, non c'è nient'altro da dire. Vi auguro un buon divertimento e acchiappate più titoli possibili, perché non si sa mai se un domani la PlayStation decidesse di programmare delle chiusure degli store, quindi prendete più giochi possibili. Detto ciò, Pixel Nova vi saluta e ci rivediamo in un prossimo tutorial. Ciao! We'll be right back.